Le prime forme di vita sul nostro pianeta apparvero circa 2 miliardi di anni fa non sulle terre emerse, ma nel mare. Solo 350 milioni di anni fa emersero dalle acque le prime creature anfibie e da queste, nel corso di milioni di anni, si evolsero i rettili, i primi animali interamente terrestri. Sono ancora oggi le creature che destano la maggiore impressione nell'uomo, sia per la loro aggressività, sia per l'aspetto ancestrale che ci ricorda come essi siano i veri eredi degli antichi mostri della preistoria. Allo stato selvaggio, i rettili vivono allo stesso modo dal giorno della nascita a quello della morte. Una volta usciti dall'uovo, sono già dotati di tutte le attitudini e di tutti gli istinti necessari alla loro esistenza. Il temutissimo cobra dispone del suo letale veleno fin da neonato ed è subito pericoloso, poiché in lui si sono già sviluppati vista, olfatto e istinto predatorio. La vita dei cobra e dei varani è caratterizzata dalla violenza. L'uomo primitivo imparò presto a domesticare quelle specie animali che si rivelarono utili alla sua sopravvivenza e al suo progresso. Altre specie assursero al rango di migliori amici dell'uomo per la loro bellezza, l'intelligenza, la docilità. Ma scendendo lungo la scala della complessità biologica, c'è una sottile linea di confine oltre la quale difficilmente si spinge la simpatia dell'uomo. Oltre quella barriera c'è il mondo di rettili e anfibi. I rettili, come l'uomo, sono vertebrati, ma sono animali dalle caratteristiche assai meno evolute. Infinite forme di vita si sono estinte nel corso dei millenni, ma i rettili sono sopravvissuti e qualcosa del loro aspetto ci rimanda a epoche remote della storia del mondo. Quando il caos primordiale che vide la formazione della Terra iniziò a placarsi, lentamente, molto lentamente, comparvero creature viventi, dapprima unicellulari e poi via via più complesse. Le prime forme di vita a lasciare i mari furono i vegetali primitivi, che misero radici sulla Terra ricoprendola lungo le coste. Altre forme di vita, invece, rimasero nei mari, evolvendosi in specie sempre più complesse. Le successive evoluzioni portarono più di 350 milioni di anni fa alla comparsa in acqua del primo anfibio. Poco diverso da alcuni anfibi che sopravvivono oggi, era dotato di branchie, di zampe primitive e di una coda da pesce. Successivamente nell'anfibio si svilupparono i polmoni. Questi organi gli avrebbero permesso di sopravvivere sulla Terra, consentendogli di avventurarsi in cerca di cibo quando questo scarseggiava sott'acqua. Gli
Gli anfibi che si avventuravano fuori dall'acqua avevano quasi tutti un problema che avrebbe costituito per sempre un limite alla loro mobilità. Non erano in grado di riprodursi fuori dall'acqua, perciò non potevano allontanarsene troppo. Ma dagli anfibi si sviluppò, per così dire, una successiva generazione di animali più evoluti, i rettili, in grado di riprodursi sulla Terra e di diffondersi su tutto il pianeta. Milioni di anni più tardi, l'uomo, l'ultimo arrivato, avrebbe trovato in ogni continente le imponenti tracce della loro progenie. Per più di 100 milioni di anni, in uno scenario straordinario e inquietante, la Terra fu dominata da giganteschi rettili, i dinosauri. Numerose tracce fossili di quell'epoca remota sono giunte fino a noi conservate nelle rocce sedimentarie. Attraverso accurati studi, i ricercatori oggi sono in grado di ricostruire l'aspetto dei dinosauri partendo da frammenti di scheletro. Il dottor McDonald è un paleontologo del Museo di Storia Naturale di Los Angeles. Sta curando l'allestimento di una mostra sull'evoluzione della vita sulla Terra che fornirà una ricostruzione fedele dell'epoca nella quale i giganteschi rettili dominavano tutte le terre emerse dal globo. Katie e James Bryan sono esperti nella realizzazione di film d'animazione e di modellini. Con loro il dottor McDonald sta allestendo uno spettacolo animato per ricreare l'atmosfera del Mesozoico, l'era dei dinosauri. Uno dei problemi che si trovano ad affrontare è quello di stabilire il colore degli antichi giganti. I ritrovamenti fossili non offrono indicazioni in proposito e la scelta è interamente affidata all'immaginazione. Problematica è anche la ricostruzione dei movimenti, del modo di combattere e di alimentarsi. Jim Bryan, sotto la supervisione del dottor McDonald, filma un paesaggio che nessun uomo ha mai visto, perché risale a oltre 135 milioni di anni fa. Questo è lo scenario che si presentava: paludi immerse nella nebbia e foreste con una vegetazione densa e lussureggiante, dalla quale traevano nutrimento centinaia di diverse specie di animali giganteschi. Allora viveva lo stegosauro, dotato di un minuscolo cervello che controllava le sue azioni e le sue funzioni vitali, mentre un grande fascio di nervi situato nel bacino lo aiutava a coordinare i movimenti della parte posteriore del corpo. Lungo più di 6 metri era una fortezza vivente, corazzata da grandi placche dorsali. Nel Cretaceo superiore fece la sua comparsa nell'America settentrionale il triceratopo, dal cranio spaventoso munito di 3 corni e di una specie di collare corazzato. Nonostante l'orribile aspetto, questa creatura era vegetariana e le sue armi avevano uno scopo puramente difensivo. Il triceratopo e altri erbivori come lui erano tra le prede del pericolosissimo Tirannosauro Rex, che si spostava eretto sugli arti posteriori. Era alto 5 metri e lungo 15. Le sue terribili mascelle di carnivoro erano potentissime, i suoi denti vere e proprie lame di 15 centimetri. Il suo regno però era destinato a durare ben poco. Tutti quei giganti si sono estinti. Ancora oggi è difficile stabilire il perché. Esistono numerose teorie che si rifanno a catastrofi naturali o eventi straordinari, perché la scomparsa di tutti i dinosauri fu un fenomeno globale e improvviso, che pare non rientrare nei soliti lenti schemi dell'evoluzione. Nell'arco dei successivi 100 milioni di anni, l'evoluzione favorì i mammiferi, che si imposero come nuovi padroni della Terra. Ma tutti gli animali superiori che oggi popolano il pianeta hanno avuto un antenato rettile.
Oggi i rettili più comuni sono suddivisi in quattro gruppi maggiori. I coccodrilli e gli alligatori sono rimasti pressoché immutati dall'era dei dinosauri. Le paludi e i fiumi nei quali continuano a vivere sono molto simili a quello che fu probabilmente l'habitat primitivo dei loro antenati. Come tutte le specie di rettili antichi sopravvissute fino alla nostra epoca, prosperano solo in ecosistemi particolari. Un secondo gruppo, rappresentato dalle tartarughe e dalle testuggini, è anch'esso sopravvissuto fino ad oggi senza subire sostanziali alterazioni. Ma il gruppo di rettili attualmente più numeroso è costituito da un ordine più recente ed evoluto, quello degli squamati, cui appartengono le lucertole. Dalle lucertole si sono poi evoluti i serpenti, che si sono diffusi sulla Terra e moltiplicati più di tutti gli altri rettili. I rettili non sono stati solo protagonisti della strada dell'evoluzione, ma anche dell'immaginario e delle religioni dell'uomo. Nella Bibbia il serpente è il demoniaco tentatore di Eva nel giardino dell'Eden. Nel pantheon induista il dio Vishnu dormì tra le spire del nobile cobra Shesha. Quetzalcoatl, divinità centroamericana, era un mitico serpente piumato. Queste creature hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dell'uomo. Bruciato dal sole, spazzato dai venti, il deserto si presenta ostile a ogni forma di vita. Cibo e acqua scarseggiano. La maggior parte degli animali a sangue caldo muore in breve tempo. Per queste ragioni il deserto è diventato il dominio dei rettili. Quando il calore del sole riscalda i loro corpi, i rettili ricevono lo stimolo ad agire. Con l'aumentare della temperatura, mentre i cacciatori notturni scompaiono e i mammiferi cercano riparo, i rettili del deserto escono allo scoperto per cibarsi di fiori e piccoli insetti. Ma essendo privi di un efficace sistema di termoregolamentazione, anche i rettili non possono rimanere esposti troppo a lungo all'implacabile sole del deserto. Di sera la sabbia è ancora calda, avendo trattenuto il calore del sole. I predatori escono per la caccia sulle tracce dei mammiferi notturni, come questo geomide. Il serpente a sonagli, guidato dal suo olfatto estremamente sensibile, segue il piccolo mammifero. Le vibrazioni della lingua lo aiutano a cogliere l'odore della preda. Al momento di colpire, il serpente si avvale anche di un sensore sensibile all'infrarosso, grazie al quale percepisce il calore corporeo emanato dalla vittima. Dopo aver colpito, il serpente lascia la preda e continua a seguirla valendosi del suo olfatto. In poco meno di 5 minuti il veleno farà il suo effetto, uccidendo la vittima e consentendo al serpente di dare inizio al suo pasto. Quasi sempre la preda viene inghiottita dalla parte della testa. I serpenti possono ingoiare animali di gran lunga più grossi di loro grazie alle mandibole snodabili che possono dilatarsi enormemente. Una volta ingoiata una preda come questa, il serpente potrà sopravvivere senza cacciare per parecchie settimane. Il più micidiale di tutti i serpenti velenosi prospera nelle calde acque dell'Oceano Indiano e del Pacifico.
In condizioni normali, chi si tuffa, nuota o pesca in quelle acque non deve temere il cosiddetto serpente di mare, che appartiene alla famiglia degli idrofidi. Si sa però poco delle sue abitudini. Per questa ragione i ricercatori lo studiano e, se necessario, ne catturano qualche esemplare. Qui siamo nei dintorni della grande barriera corallina australiana. Anche se costretto a ritornare in superficie per respirare, il serpente di mare vive, caccia e nella maggior parte dei casi dà alla luce i piccoli nell'oceano. A volte questi idrofidi si riuniscono in gruppi numerosi. Allora il loro comportamento cambia. Di norma timidi e timorosi dell'uomo, nella stagione degli accoppiamenti diventano aggressivi. Il loro veleno è costituito in prevalenza da neurotossine e una frazione di milligrammo basta a uccidere un topo in pochi minuti. Pur essendo prodotto in quantità limitate, è un veleno assai più attivo di quello dei cobra. Un tempo animale terrestre, il serpente di mare si è riadattato in modo sorprendente alle condizioni ambientali dell'oceano. La coda a spatola, fondamentale per il nuoto, è inutile fuori dall'acqua. Questo serpente riesce a malapena a muoversi sulla terraferma. Un'equipe di scienziati californiani sta raccogliendo il veleno di varie specie di serpenti di mare che popolano le acque dell'Oceano Indiano e del Pacifico. Come il veleno di molti altri serpenti, anche questo verrà sottoposto a studi che consentiranno di sviluppare nuovi medicinali e in particolare farmaci impiegati nella terapia del dolore. Dal punto di vista del comportamento, tutti i rettili, essendo creature dal cervello poco sviluppato, vivono secondo regole semplici e ben definite. Il camaleonte di Jackson, piccolo e lento, delimita un territorio all'interno del quale caccerà e si accoppierà, difendendo strenuamente i propri confini. La femmina del camaleonte non prende mai parte ai combattimenti rituali dei maschi. Il duello si svolge secondo un codice preciso. Aggressore e difensore mettono alla prova la loro forza finché uno dei due non è costretto alla resa. I contendenti non ricorrono quasi mai ai morsi non previsti dal rituale. La contesa si conclude quando uno dei due camaleonti dimostra di essere il più forte e prende possesso del suo territorio, costituito generalmente da un tratto di terreno con arbusti o da un albero. Per potersi avvicinare alla preda non visto, il camaleonte, oltre a muoversi con estrema lentezza, si mimetizza con efficacia straordinaria. Può cambiare il colore della propria livrea grazie a particolari pigmenti, uniformandolo alle tinte dominanti dell'ambiente. Poi scruta immobile, ruotando gli occhi indipendentemente l'uno dall'altro. Usa la lingua, lunga quanto il suo corpo, scagliandola come un proiettile vischioso contro la preda. Esistono numerosi rettili che trascorrono tutta la vita in cima agli alberi, dove possono ricevere la luce del sole anche nelle foreste più fitte. Nel sud-est asiatico, questo serpente perfettamente mimetizzato e agile arrampicatore dà la caccia al drago volante, un sauro che vive sugli alberi. Ma il drago dispone di una vista acutissima e gli permette di avvistare ogni movimento del predatore. Il drago volante assume un aspetto minaccioso, preparandosi in realtà a una spettacolare fuga. Appena il serpente attacca,
Il drago balza dal ramo, distende le sue false ali, formate da due speciali costole coperte da una membrana, e plana con un lungo volo verso la salvezza. Da milioni di anni, Tortuguero Beach, nel Costa Rica, ospita ogni primavera i nuovi nati della testuggine verde. Ogni stagione, su questa sabbia calda, le uova si schiudono e migliaia di piccoli vengono alla luce, ma solo pochi superano il primo giorno di vita. Il dottor Archie Carr, professore di zoologia all'Università della Florida, dirige un programma di ricerca su vasta scala per lo studio e la protezione delle tartarughe nella zona dei Caraibi. Una parte dei neonati vengono trasferiti altrove nella speranza che, dando vita a nuovi insediamenti, tornino a riprodursi più cospicuamente. Il dottor Carr è oggi il massimo esperto mondiale di tartarughe marine. Tra le tartarughe si annoverano specie molto antiche. Senza dubbio si tratta dei rettili che più assomigliano ai loro antenati di 100 milioni di anni fa. Esistevano già agli albori dell'era dei rettili, all'inizio del Mesozoico. Hanno superato grandi sconvolgimenti ambientali e climatici, hanno visto l'ascesa e il declino dei dinosauri, li hanno visti scomparire, ma loro, le tartarughe, sono sopravvissute. Con ogni probabilità devono la sopravvivenza alla corazza che le ha protette attraverso tutte le epoche dai predatori. Nel grande processo evolutivo fu un'innovazione determinante, tanto che ha consentito alle tartarughe di sopravvivere per oltre 200 milioni di anni, mentre gran parte delle altre specie non ce l'hanno fatta. Oltre alla corazza, per assicurarsi la sopravvivenza, le tartarughe hanno sviluppato curiosi sistemi per procurarsi il cibo. La grande tartaruga alligatore è una vorace cacciatrice che vive nei fiumi e nei laghi nel sud-est degli Stati Uniti e raggiunge 1,5 metri di lunghezza. Incapace di inseguire i pesci, che sono il suo nutrimento principale, la tartaruga si apposta tranquilla in acque profonde in modo da assumere l'aspetto di una pietra. Nella bocca aperta muove una piccola appendice carnosa che ha l'aspetto di un vermetto e fa da esca per i pesci. La mata-mata sudamericana utilizza una tecnica di caccia altrettanto sofisticata. Quando il pesce le passa vicino, apre la bocca e protende il collo aspirando la preda. Poi, espirando, espelle i detriti e l'acqua che ha ingoiato insieme al pesce. Le tartarughe di terra, invece, sono erbivore. Vagano pazientemente in cerca di foglie, di piante e di erba. Soltanto una volta all'anno vengono meno alla loro natura pacifica. La primavera è la stagione dei duelli tra i maschi. Il cerimoniale ha inizio con un dondolamento della testa che ha il significato di un gesto di sfida rituale. Poi ha inizio la carica. Che lottino per il controllo del territorio o per il possesso della femmina, i maschi combattono fino a che uno dei due non abbandona il campo o finisce rovesciato sul dorso. Per lo sconfitto è un momento drammatico. Il grande scudo che lo ha protetto per tutta la vita è diventato una trappola. Nel giro di un'ora il calore del sole lo porterà alla morte e si metterà in salvo solo se riuscirà a rigirarsi. La tenacia e la natura ostinata tipica dei rettili hanno salvato ancora una volta questa creatura, la cui specie è antica di 200 milioni di anni.
Per buona parte degli esseri viventi, le piogge di primavera segnano l'inizio della stagione degli amori. Per l'uomo si tratta di un periodo di rinnovamento simbolico. Per il mondo acquatico degli anfibi è invece il momento in cui alla lotta quotidiana per la sopravvivenza si aggiunge la lotta per la riproduzione. Terminato il periodo di letargo, rane, tritoni, salamandre e rospi ubbidiscono all'impulso che ha guidato la loro specie da sempre. Devono ritornare nell'acqua per riprodursi. Questo maschio di tritone delle Alpi, dalla pelle scura, corteggia la futura compagna secondo un preciso cerimoniale. La coda, ondeggiando, fa giungere alla femmina un messaggio odoroso che ha la funzione di proposta galante. Nel linguaggio di questa danza, il contatto equivale a una richiesta di risposta. Con paziente attenzione, il corteggiatore cerca di catturare l'attenzione della femmina. Un colpetto gentile è come una promessa di matrimonio da parte di lei. Ed è ora il maschio a guidare la danza nuziale. Mentre la danza continua, il maschio secerne uno spermatozoide che andrà a fecondare le uova nel corpo della femmina. Nel loro ritorno in massa verso laghi e stagni, le rane, reduci dal letargo, non si curano affatto dei corteggiamenti. Il lungo digiuno invernale scatena in loro una fame insaziabile. Qualsiasi preda viene aggredita ed è molto comune anche il cannibalismo tra rane di una stessa specie. Solo dopo essersi saziate le rane iniziano il corteggiamento e i maschi si esibiscono in dichiarazioni d'amore vistose e chiassose. Le nuove generazioni nascono alla fine della primavera. Uova e girini popolano le acque e a volte vengono catturati dai bambini che li rinchiudono in un vasetto per assistere al miracolo della metamorfosi dei girini in rane, ovvero sia da creature acquatiche in anfibi. La tecnica di ripresa a fotogrammi singoli adeguatamente intervallati ci permette di osservare in pochi secondi la trasformazione dell'uovo in girino, che avviene in un tempo effettivo di 3 giorni. La metamorfosi del girino in rana si può definire la sintesi del processo evolutivo che portò alcuni pesci a trasformarsi in anfibi. Negli intrecci dell'immane processo evolutivo vi sono casi strani e affascinanti di ritorno alle origini. Anfibi e rettili, come abbiamo visto, vennero originariamente dal mare e nel corso del loro cammino evolutivo alcuni di essi si sono riadattati a un ambiente marino. Le iguane marine delle Galapagos, evolutesi dalle iguane terrestri del continente sudamericano, hanno potuto sopravvivere sulle desolate isole vulcaniche perché si sono adattate a cercare nutrimento non sulla terra, bensì nel mare. Da centinaia di migliaia di anni,
continuano ad aggirarsi lungo questi fondali rocciosi in cerca di alghe e piante marine. È possibile ipotizzare che l'iguana marina si adatterà sempre più alla vita in immersione e che in un futuro molto lontano ridiventerà una vera creatura acquatica. Ogni anno, in febbraio, le femmine di iguana marina cercano, tra le rocce laviche, un posto dove scavare il nido. Le uova devono stare in incubazione sotto la sabbia, in una zona riscaldata dal sole. In mancanza di ciò, non potranno schiudersi. Purtroppo per le iguane, lo spazio disponibile a questo scopo sulle isole Galapagos, composte per lo più da rocce vulcaniche, è veramente esiguo. Una volta trovato il luogo ideale per la nidificazione, la femmina dovrà difenderlo dagli attacchi delle altre iguane. I combattimenti tra le femmine dell'iguana marina sono spietati e senza esclusione di colpi, a differenza delle sfide tra i maschi di molte specie di rettili che appaiono molto ritualizzati e raramente causano ferite. D'altra parte qui la posta in gioco è molto alta. Le iguane si lanciano nel combattimento lasciando incustodito il nido con le uova coperte da un sottile strato di terra o di sabbia. E così le uova che l'iguana difende con tanta animosità dalle sue simili finiscono distrutte dagli uccelli predatori, i mimi. Appare evidente ciò che differenzia i rettili dagli animali superiori. La lotta è avvenuta solo per istinto, non per consapevole necessità. La femmina non compie alcun ragionamento per proteggere davvero le uova. La sua aggressività verso le altre iguane viene scatenata dalla necessità di difendere il proprio nido, secondo un rito stampato nel suo codice genetico. L'iguana se ne va. Tornerà l'anno prossimo di nuovo alla ricerca di uno spazio per nidificare. Ronald Bremner ha 37 anni, è scozzese e possiede un albergo. Chi lo conosce garantisce che si tratta di un uomo con le idee chiare, assolutamente sano di mente. Eppure, un fatidico 20 ottobre, Bremner ha visto qualcosa di veramente strano. Scesi dall'auto e scrutai la superficie del Loch Ness. Circa a metà lago c'era quella cosa. Direi che era lunga circa una decina di metri. Era una creatura piuttosto lenta nei movimenti. Chissà, forse era venuta in superficie per via del sole splendente. Sembrava proprio che si crogiolasse. Fin dal VI secolo d.C., la gente degli altopiani della Scozia settentrionale tramanda la leggenda di un essere gigantesco che vive nel lago di Loch Ness. Di tanto in tanto si presentano delle prove che sembrano confermare la possibilità che il famoso mostro esista veramente. Nel 1960 Timothy Dinsdale ha filmato una strana scia che gli esperti ritengono probabilmente causata da un corpo in movimento. Ancora più sorprendente è la fotografia scattata nel 1934 da un chirurgo di Londra in visita al lago. Ma finora nessuno ha risolto il mistero di Loch Ness. Clem Skelton è responsabile di una delle tante spedizioni che si sono prefisse una sorveglianza sistematica del Loch Ness per documentare con riprese cinematografiche l'esistenza del mostro. La nostra agenzia è stata fondata nel 1961. Nel corso di tutti questi anni abbiamo compiuto decine di avvistamenti e girato parecchi filmati. Io personalmente ho visto l'animale 8 volte.
Potrebbe trattarsi di un animale discendente dall'ordine dei plesiosauri. Erano imponenti rettili acquatici che si ritenevano estinti fin dal tardo Mesozoico. Da queste parti tutti la chiamano Nessie. Noi ricercatori siamo affezionati a questa creatura che tutti gli anni ci regala una vacanza pagata in questi posti stupendi. Mito o realtà, ancora una volta il protagonista è uno straordinario rettile. Nelle foreste sulle pendici dei vulcani delle isole Galapagos, esploratori e naturalisti hanno documentato che comunque il mondo dei rettili può ancora vantare i suoi giganti. Solo qui, alle Galapagos, vivono tartarughe di queste dimensioni. Sono creature uniche nel loro genere, che pesano fino a 2,5 quintali. Un tempo erano numerose, ma oggi ne sopravvivono solo pochi esemplari. Nel 1684, William Dampier scriveva: «Le tartarughe di terra sono così numerose che 500 o 600 uomini potrebbero sopravvivere per molti mesi cibandosi delle loro carni. Sono così grandi, grasse e hanno una carne così dolce che non c'è pollastra che si mangerebbe con maggior piacere». Per queste ragioni, le tartarughe subirono una caccia spietata. Centinaia di gusci abbandonati in vecchi accampamenti sono la macabra testimonianza del massacro di un tempo. È impressionante pensare che queste tartarughe potrebbero vivere fino a 200 anni se non venissero disturbate dall'uomo. Queste creature miti e inoffensive sono sopravvissute per 200 milioni di anni a tutti i grandi sconvolgimenti che si sono susseguiti sulla superficie della Terra. Ma sono bastati 300 anni di caccia indiscriminata da parte dell'uomo per condurle sull'orlo dell'estinzione. Remote isole dell'Oriente sono state spesso scelte da scrittori o da registi come scenario per fantasiose storie sulla scoperta di grandi mostri. Nell'arcipelago della Sonda, l'isola di Komodo sembra concretizzare tali fantasie e ospita uno dei più grandi rettili del mondo. Il drago di Komodo, chiamato dagli indigeni il Buaya Darat, cioè il coccodrillo che cammina sulla terra, è un gigantesco varano lungo oltre 3,5 metri, che pesa il doppio di qualunque altro varano. Per secoli, prima dell'arrivo dell'uomo, il drago di Komodo è vissuto qui, cibandosi di carogne e occasionalmente cacciando piccoli cervi e maiali. Oggi deve vedersela con i cani, giunti con gli uomini. Varani sono i più grandi sauri viventi e come tali si possono definire i più diretti discendenti degli antichi diapsidi come i brontosauri e i tirannosauri. A Komodo, isolata e selvaggia, il varano non ha mai avuto concorrente per la supremazia. Per questo ha prosperato. L'uomo ha poi introdotto nell'isola altri animali come le capre, molte delle quali sono divenute semiselvatiche. E per il varano, gli animali domestici rappresentano semplicemente un'ulteriore fonte di cibo. Il grande sauro aggredisce di norma solo gli esemplari più giovani o più deboli. Periodi di estrema siccità, di carestia o di epidemia, il varano contribuisce a mantenere in equilibrio l'ecosistema di quest'isola remota, eliminando gli animali malati e moribondi.
L'odore del sangue della vittima viene diffuso dal vento, richiamando gli altri varani. Quasi sempre in natura, quando si tratta di dividere una preda, c'è una gerarchia che i predatori devono rispettare. Ma tra questi rettili regna l'anarchia. Grandi e piccoli, deboli e robusti, tutti si affannano disordinatamente intorno alla carcassa. E anche in questo si palesa la limitatezza dei comportamenti dei rettili in rapporto ai mammiferi e agli altri animali superiori. Questo spiega, forse, come anche in assenza di eventi straordinari, i grandi dinosauri avrebbero dovuto cedere prima o poi la supremazia sul territorio ad altre specie più evolute. Da molti anni, nel deserto della Rock Valley, nel Nevada, un'area di circa 80.000 metri quadrati è oggetto di un esperimento unico nel suo genere per lo studio della vita nel deserto. La zona è circondata da una recinzione speciale che impedisce l'ingresso e l'uscita degli animali in modo da eliminare ogni interferenza esterna. Una volta al mese, un'equipe di scienziati cattura un certo numero di esemplari seguendo un programma di studio sistematico. Uno dei membri dell'equipe, Bernardo Maza, studioso di mammiferi all'Università della California, si dedica principalmente agli animali superiori che vivono in quest'area, come i topi, i nani o il ratto canguro. A ogni animale viene applicato un collarino sul quale sono indicate la data e il luogo della cattura. Vengono poi controllate le caratteristiche di ogni esemplare e i dati vengono inseriti in un elaboratore che delineerà un quadro complessivo della situazione per ogni specie. Joseph Lennon, invece, esplora l'area in cerca di rettili e in particolare di lucertole. Di ciascun esemplare vengono determinati sesso ed età. Poi gli animali vengono contrassegnati e riportati esattamente nello stesso punto in cui erano stati catturati. A eccezione delle ore in cui l'equipe è al lavoro, tutta la zona viene sottoposta a bombardamento di raggi gamma a bassa intensità, che simulano i possibili effetti di una guerra nucleare su vasta scala. Le osservazioni sui topi nani hanno rivelato che se questi piccoli mammiferi venissero sottoposti costantemente alle radiazioni, giungerebbero a estinzione in meno di 10 anni. Le lucertole, invece, dopo 5 anni di esposizione alle radiazioni, hanno mostrato di non risentire di alcun effetto negativo. I rettili, un tempo, dominavano il pianeta. Nel corso di innumerevoli secoli di trasformazioni geologiche e climatiche, hanno perduto la supremazia, ma hanno continuato a lottare pazientemente per la sopravvivenza. Non cercano più di imporre il proprio dominio, ma se la Terra divenisse inadatta per gli animali superiori, sarebbero probabilmente proprio loro a ereditare il nostro pianeta. Quando gli uomini scelgono idoli e divinità, si rivolgono a ciò che li affascina o li terrorizza. Per questo i rettili occupano un posto particolare nell'immaginario e nella religione di tante culture. In Pakistan, vicino al sacrario di un santo musulmano, i guardiani del tempio accudiscono un vecchio coccodrillo che abita in uno stagno.
Ogni giorno gli è riservata un'offerta di carne cruda e una delicata abluzione. Per gli scienziati, i più antichi tra gli animali, e cioè i rettili e gli anfibi, sono oggetto di studi sempre nuovi. Presso la Western Reserve University, il dottor Sidney Simpson è il responsabile di un programma di ricerca veramente singolare. Il fenomeno che stiamo studiando nel mio laboratorio è la rigenerazione e la crescita di una nuova coda nelle lucertole. Ora, perché studiare un simile problema? I motivi sono molti e il primo è questo. Se la lucertola è in grado di rigenerare la sua coda, che è una struttura certamente non meno complessa del mio braccio, perché io non posso rigenerare un braccio amputato? Se riusciremo a capire come fanno questi vertebrati di livello inferiore a rigenerare la propria coda, potremmo essere in grado, alla fine, di utilizzare tali meccanismi biologici per la rigenerazione applicata all'uomo. Il destino dei rettili è incerto. Secondo alcuni studi, essi sarebbero potenzialmente le uniche creature in grado di sopravvivere a una catastrofe nucleare. Secondo altri, sono animali destinati a estinguersi prima degli altri per la progressiva scomparsa degli ambienti in cui vivono. Di certo i rettili hanno già lasciato una traccia profonda sul nostro pianeta. Il loro contributo al lunghissimo processo evolutivo è stato grande e comunque continuano a rappresentare, nella loro solitaria esistenza, l'ultimo ricordo di un mondo primordiale.